Buongiorno a tutti, desidero porgere un indirizzo di saluto a tutte le autorità civili, le autorità militari e alle forze schierate. Anche quest'anno ricordiamo quel 4 novembre di 95 anni fa che pose fine alla prima guerra moderna con cui si era aperto il Novecento. Il prossimo anno, per rafforzare la memoria di quei terribili anni, daremo il via ai preparativi che ci porteranno alle celebrazioni per i 100 anni dello scoppio di quella che fu immediatamente avvertita come la Grande Guerra. Ritengo sia importante riflettere su cos'era l'Europa 100 anni fa e come sia profondamente cambiata, in particolare dopo il Secondo Conflitto Mondiale. Dobbiamo continuare a interrogarci per evitare il ripetersi di quella che fu definita a ragione l'inutile strage, che proprio qui a Padova, a Villa Giusti, vide per quanto concerne l'Italia il suo epilogo. Fu un conflitto terribile, che lasciò sul campo centinaia di migliaia di soldati che si batterono con coraggio per il loro paese. È innanzitutto a loro che dedichiamo questa giornata di ricordo per celebrare il loro sacrificio e per ribadire il valore intangibile dell'unità nazionale. Ricordare quei drammatici momenti ha proprio lo scopo di ribadire il nostro impegno a favore della pace, del dialogo tra i popoli, della convivenza, del lavoro, del valore della diplomazia invece che quella delle armi. Si tratta di concetti che non sono acquisiti mai una volta per tutte, che vanno alimentati ogni giorno, educando le nuove generazioni alla non violenza e al confronto con gli altri paesi, con chi ha storie, tradizioni, culture, religioni diverse dalle nostre. Alla vigilia del centenario della Grande Guerra, facciamo i conti con una crisi economica senza precedenti che rischia di alimentare scenari anti-europei che non ci possiamo permettere. Celebrazioni come quella di oggi in questo senso sfuggono alla retorica e ci obbligano tutti a ricordare il sacrificio di quanti hanno contribuito a costruire l'Europa che conosciamo. Chi mette in discussione l'utilità di potersi dire unione, chi sventola le bandiere del populismo antieuropeo e ipotizza addirittura la disgregazione del paese ha molto da imparare dalla storia della Prima Guerra Mondiale. Lì il sangue versato fa punto sull'altare di chi non concepiva l'Europa come unione di popoli fratelli, ma come la supremazia di un popolo rispetto a un altro, in una visione secondo cui un paese poteva sottrarne altri alla propria sfera di influenza. Nemmeno la strage del 15-18 servì a cancellare la parola conflitto dall'orizzonte dei governi europei di allora, tant'è che solo con la sconfitta del nazifascismo e con la vittoria della libertà e della democrazia si diede inizio ad un lungo periodo di convivenza pacifica e di benessere che tuttora viviamo. Tra le cause principali della violenza esplosa nel secolo scorso ci furono certamente crisi economiche e instabilità politiche che misero i popoli gli uni contro gli altri, nell'illusione che la salvezza fosse possibile solo facendo soccombere altri popoli. Anche questa lezione che ci ha impartito la storia non va dimenticata, soprattutto in considerazione dei tempi delicati che stiamo vivendo. Anche oggi come allora, vi dicevo, attraversiamo una crisi economica che dura da troppo tempo e che sta facendo sentire i suoi effetti nefasti anche in territori ricchi come il nostro Veneto. I troppi giovani senza lavoro sono un dramma che nessun paese può permettersi. Altri paesi europei versano addirittura in condizioni perfino peggiori. Qualcuno pensa di poter superare le difficoltà dividendo le parti più ricche dell'Europa da quella più povera, immaginando di poter abbandonare al loro destino i paesi più indebitati, oppure individuando nemici all'interno dei nostri paesi. Queste strade sono state già percorse con esiti infausti. Se seguissimo gli istinti più bassi, commetteremmo un errore gravissimo, dalle conseguenze incalcolabili. Dai momenti bui si esce assieme, unendo le forze, dando ognuno il meglio di sé, con generosità, verso chi da solo non ce la fa di sollevarsi da terra. Oggi è la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate e non potrebbe essere altrimenti, visto che senza il coraggio, lo spirito di servizio, la fedeltà alla patria dei nostri militari non avremo mai raggiunto né l'unità né l'indipendenza dell'Italia.
Gli uomini in divisa non solo hanno svolto un ruolo preziosissimo nel passato remoto e prossimo del nostro paese, ma continuano ancora oggi ad operare il servizio delle istituzioni democratiche impiegati in compiti delicatissimi. Proprio in questi giorni, a testimonianza dei risultati conseguiti con l'impegno e il sacrificio delle nostre forze militari, importanti avamposti come quello di Farah in Afghanistan sono stati riconsegnati all'esercito afghano. Questo risultato, non dobbiamo dimenticarlo, è costato il sangue di molti nostri soldati, lì inviati in missioni di pace. C'è un tempo immaginavamo l'esercito come garante della pace e guardiano dei nostri confini, ora quei confini e la nostra pace sono sempre di più dove i nostri uomini e donne in divisa sono impegnati in difficilissime missioni internazionali. Il loro impegno a tutela di popolazioni oppresse da regimi violenti sono diventati strumenti per costruire la pace e per evitare a popolazioni oppresse dalla guerra e dalla fame che popolazioni oppresse dalla guerra e dalla fame siano spinte a disperate migrazioni nelle mani di mercanti di esseri umani. Siamo fieri del lavoro dei nostri soldati, della considerazione che hanno saputo costruirsi in questi decenni di missioni internazionali. A loro va la nostra gratitudine, in particolare i 52 eroi che hanno dato la vita per la pace in Afghanistan e i tanti che non hanno più fatto ritorno dall'Iraq. Questa celebrazione è dedicata a loro e di fronte a loro sentiamo il dovere di assumerci l'impegno di coltivare i valori della pace, della democrazia e della libertà a tutte le latitudini, restituendo un ruolo decisivo alla politica e alla diplomazia. Condizione per far tacere in ogni parte del pianeta le armi che tanti lutti lasciano al loro passaggio. Grazie per essere stati qui in questo 4 novembre. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia. Sempre di più e sono in condizioni talvolta disperate. Quando guardiamo, scusate se faccio questo piccolo inciso, quando talvolta vediamo qualche...